Eccoci, buonasera, siamo in diretta. Allora, stasera è inutile dire che sarà una serata super. Ho un ospite e ho già scritto anche nel post che sono molto, molto emozionata, quindi spero di non fare delle cavolate. Allora, lui, io lo seguo da tanti anni, quindi io lo conosco, ma lui non conosceva me, quindi non sapeva neanche che io lo seguivo. Per cui per me è, diciamo, un sogno averlo qua e poterlo intervistare. Lui è uno scrittore, un conferenziere, un insegnante da molti anni di varie discipline collegate alla ricerca interiore e spirituale, tra cui l'arte della comunicazione, della concentrazione, Raja Yoga, Kriya Yoga, arti marziali, meditazione e molte altre conoscenze. Io adesso ve lo presento. Lui è Andrea Dieter Lizzi. Eccolo qua. Ciao Andrea. Buonasera. Quindi è inutile che ripeta quanto sono felice di averti qua e di fare una tua conoscenza. Ti ringrazio. E quindi adesso magari aspettiamo un secondo. Ci stanno già salutando delle persone. E così nel frattempo facciamo entrare anche tutti gli altri. Intanto volevo far vedere qualcuno dei tuoi libri. Questa è La fede nuda. Questa è La vera Matrix. Questo è Sette punti per vivere meglio. E questo è Futuro prossimo. Andrea, che dire? Stasera avrei 200 domande da farti, ma devo stare ovviamente un po' attenta, spengo. Ecco qua, quindi Andrea, la prima domanda che vorrei farti ovviamente è da dove è nato tutto questo? Perché so che tu fin da ragazzo, diciamo, sei stato interessato a tutte queste, alle discipline, no? Orientali, anche, cioè eri molto giovane. Ero molto giovane, sì. Poi, se vuoi, posso fare un breve excursus spiegando Sì. il mio percorso, Certo. fermi restando naturalmente che questo vale per la vita di chiunque. Non è possibile naturalmente davvero descrivere una vita, soprattutto quando gran parte di questa vita si è sviluppata sul piano interiore. Quindi tu puoi descrivere dei momenti, dei particolari della tua esistenza, ma quello che hai vissuto all'interno e quello che ha reso quei momenti davvero speciali è praticamente impossibile da descrivere a parole. Comunque, la mia, tra virgolette, ricerca, perché ero talmente giovane che non si può definire ricerca, è iniziata, se non ricordo male, attorno ai 14 anni, potevano essere 13-14, chiamare la ricerca è una parola grossa. Mia sorella aveva portato in casa un libro sullo yoga, ma non tanto sulle posizioni di yoga, c'erano anche, ma principalmente sulla filosofia di yoga. Cosa mi abbia spinto a sfogliare quel libro? Direi sfogliare più che leggere. Ho letto delle cose che mi hanno colpito, ma poi ho iniziato a tentare di fare delle rudimentali posizioni. E devo dire che è durato circa un 6 mesi. Leggevo questo libro, non ricordo con precisione, devo essere onesto, le riflessioni che facevo. So che mi aveva colpito molto e stavo cercando di mettere in pratica alcune cose che avevo visto. Poi ho avuto un passaggio di blackout, nel senso che per un paio d'anni non ho più sviluppato questo interesse. Fino al giorno in cui, apparentemente in modo casuale, ho cominciato a interessarmi all'idea delle arti marziali. Ero un ragazzino timido, quindi anche il desiderio di sentirmi un po' più sicuro. E io ho incominciato a frequentare una palestra di arti marziali, nella quale palestra l'insegnante principale era un monaco Zen. Lo Zen è una delle vie principali del buddismo ed era anche un grande esperto di yoga. È stato uno dei primi due grandi insegnanti di yoga in Italia. Cosa che allora non sapevo, l'ho scoperto poi, era anche collegato alla tradizione di Yogananda, per chi conosce il libro autobiografico di uno yogi,
Lui era stato iniziato al Kriya Yoga da un discepolo di Sri Yukteswar, che era il maestro di Yogananda. Yogananda e questa persona che si chiamava Sanakananda erano molto amici. Yogananda è andato in America, Sanakananda è venuto in Europa. E quindi ho iniziato il percorso di arti marziali con lui e poi, cosa molto curiosa, siccome c'erano delle lezioni di Zen, di meditazione Zen, che erano gratuite, io che ero un ragazzino con pochi soldi in tasca, ho detto insieme a un amico, ma perché non proviamo a fare questa cosa? E così ho fatto la mia prima lezione di meditazione Zen, uscendo dalla quale ho giurato a me stesso che non sarei mai più tornato. Perché la fatica che ho fatto, bisogna pensare che lo Zen, almeno così come lo praticavo io allora, non è la meditazione come viene insegnata oggi. Era molto austero, molto rigoroso, con delle sessioni di pratica lunghe, e quindi un iniziando che non aveva mai fatto nulla, senza nessuna spiegazione, senza nessuno che lo seguisse, per giunta giovane, è stata un'esperienza abbastanza traumatizzante. Ricordo bene, mi sono tornato a casa e ho detto: non tornerò più, questi sono una gabbia di matti. Infatti, settimana successiva sono tornato. Ecco, sei stato di parola, Andrea. Ho rifatto la seconda esperienza e di nuovo mi sono convinto che non avrei più proseguito. Però sono tornato ancora, ma il vero passaggio è stato quando ho iniziato anche la pratica dello yoga. Quindi diciamo che in un periodo che è andato dai 16 ai 18, 19 anni, o forse dai 17 ai 20, non te lo so dire con precisione, hai cominciato proprio a svilupparsi dentro il desiderio di approfondire tutte le tematiche di ordine filosofico della vita. Perciò per me lo yoga non era una disciplina fisica, l'arte marziale non era semplicemente una disciplina fisica, men che meno ovviamente la meditazione, ma erano importanti soprattutto per capire il senso della vita. Quindi, indiscutibilmente, molto da giovane ho iniziato a interessarmi a questo genere di cose. Però la mia esperienza non si è fermata nel mondo dell'Oriente, che in seguito ho approfondito, perché all'interno di quell'ambiente ho conosciuto una persona che era un Rosa Croce, che è un ordine esoterico di ispirazione mezzo cristiana e mezzo egizia. E attraverso questa persona sono entrato all'interno dell'Ordine Rosa Croce e ho cominciato a studiare anche quel percorso. L'ho studiato per circa 3 anni. Loro hanno tutta una visione di studi alchemici, di magia e tutta una concezione filosofica che per lo più ha provenienza egizia, ma che poi si fonde con quello che loro definiscono cristianesimo gnostico, realisticamente o non ancora. Poi più avanti ancora, parliamo di 2 o 3 anni, sono entrato anche in contatto con un gruppo che invece seguiva la cultura dei Celti, quindi la tradizione spirituale celtica. Nel mentre di queste esperienze, quello che ho approfondito sempre di più è stato comunque, direi, il cristianesimo, inteso come via mistica, non come religione, e tutta la sfera e la dimensione orientale. Più avanti sono stato ordinato monaco Zen, cosa che non ha inciso minimamente sulla mia vita, nel senso che credo che molte persone che stanno ascoltando adesso, o anche molte persone che mi conoscono, non sappiano neanche questa cosa, che ho sempre mantenuto riservata, perché non ritengo che un'ordinazione di quel genere abbia un valore reale a livello spirituale. Può averlo per una persona, se lo sente in sé, non è qualcosa che io sento in modo particolare. Non mi definisco buddista, non mi definisco cristiano, non mi definisco induista, cioè ritengo che tutte le grandi religioni contengano qualcosa di reale e qualcosa di falso, ma in particolar modo ciò che contraddistingue le religioni, buddismo a parte, che è una cosa un po' particolare, è l'accettazione a priori di determinati dogmi, non accettando i quali non ti puoi definire né un cristiano, non puoi definirti un islamico, devi credere in certe cose. E per la mia visione, il concetto di ricerca di sé, ricerca spirituale, ricerca della verità, sono agli antipodi dell'obbligo di credere
a determinati presupposti di partenza. sono A d'accordo. questo punto della mia esistenza ho iniziato quasi casualmente a insegnare, naturalmente stiamo parlando dell'insegnare delle discipline, quindi ho cominciato a insegnare prima arti marziali, poi mi è stato chiesto di insegnare yoga, e quindi attorno, diciamo, dai 22 ai 30 anni ho sempre più ampliato la mia esperienza nell'insegnamento, specificatamente di queste discipline, fino ad aprire un centro mio, personale, all'interno del quale ho cominciato naturalmente a trasmettere anche la meditazione. Molto più avanti ancora ho conosciuto una persona con la quale ho creato un'associazione di ricerca proprio interiore, è durata questa esperienza molti anni e poi c'è stata una separazione perché dal mio punto di vista non rappresentava più veramente i valori in cui io credevo, principalmente fondati sul non influenzare le persone e su un concetto particolare di libertà. Dico particolare perché ognuno può avere la sua visione di libertà, no? E Ne ho proseguito quindi da solo. parleremo stasera proprio di libertà personale perché. Gran parte di questa esperienza, gran parte, nel senso che questa persona io l'ho incontrata a una certa età, credo attorno ai 22 anni, la persona che oggi firma i libri con me, cioè Antonella Scotti. Gran parte di questa esperienza l'ho, portata avanti con lei all'inizio come mia allieva, poi usando un termine più profondo come mia discepola. Poi come vera e propria compagna di viaggio, lei ha risvegliato molte facoltà particolari che non sono per niente comuni e oggi direi che anche se lei mi considera suo maestro, io considero lei pari a me come insegnante e comunicatrice di quello che secondo noi è ciò che di più importante esiste nella vita, non solo per se stessi singolarmente, ma anche per poter cambiare la società. Perché se i singoli individui non acquisiscono una consapevolezza particolare, l'insieme dell'individualità, quindi una società, non può veramente cambiare ed evolversi. Ovviamente ho saltato una montagna di cose, Ovvio. beh, è ovvio. È ovvio che poi uno può andare benissimo nel vostro sito e guardarsi, se vuole approfondire, ci sono tantissime cose, quindi. Sul nostro passato quasi non abbiamo parlato, salvo Antonella ha scritto un bellissimo libro che è Blu Profondo, Blu in cui profondo, sì. descrive la sua esperienza, parla anche del rapporto con me, però parliamo molto poco di noi, ma non per una falsa umiltà, ma semplicemente perché riteniamo che più che credere in una persona, si debba credere In quello che o uno trasmette. accettare o sperimentare, esatto, brava, quello che trasmette. Credere non nel senso di doverci credere, nel senso di dire intelligente, mi sembra una bella cosa, la condivido, capisco che non posso comprendere tutto, se no starei nella posizione in cui stanno loro, ci provo, ecco, in questo Però senso. senti a volte questo trasporto, no? Verso, Sì, esempio, io certamente. quando leggo le tue cose, è ovvio che magari non comprendo tutto. Però sento qualcosa, hai capito, da sempre, e quindi credo che anche quello sia importante, insomma, no? Beh, è l'unica È guida la che base. abbiamo, l'unica guida che abbiamo. Io ho incontrato tanti maestri nella mia vita. L'uomo che mi ha fatto da maestro, cioè che mi ha fatto attraversare gli anni di crescita anche da ragazzo a diventare uomo, non posso considerarlo veramente il mio maestro, nel senso che non gli ho riconosciuto in seguito un livello di evoluzione interiore tale da poterlo definire maestro, ma sicuramente è stata una persona di una onestà e di una rettitudine che mi ha insegnato tantissime cose, e però ne ho incontrati tanti altri e il 90% di queste figure le ho abbandonate, a parte che non ero molto predisposto a seguire supinamente qualcuno, però ho riconosciuto raramente un vero livello di onestà totale nelle persone, sia coloro che provenivano dall'India, sia coloro che ho conosciuto di europei. Ne ho conosciute di persone veramente oneste che non consideravo dei realizzati, ma ne ho conosciute tante che oneste non erano. Quindi l'istinto di cui parli tu è fondamentale, l'unica cosa che ci può guidare. Poi possiamo sbagliare, per l'amor del cielo, Certo, ma ci deve guidare quello. almeno quello sicuramente. E quindi
Io posso dire di essere stata una tua iniziata, nel senso che proprio per me sei un maestro. Io quando ti chiamo il maestro Andrea, io trovo d'accordo, mi trovo d'accordissimo, anche se so che tu non sei molto per questa parola, lo so. Sì, no, perché preferisco instaurare, se io che Antonella tendiamo a instaurare un rapporto non basato sul rispetto dovuto a un ruolo, ma sul rispetto dovuto al fatto che rispetti davvero un essere umano per quello che esprime e deve essere reciproco. Quindi lo definirei più un rapporto di affetto, di amicizia vera con le persone che seguiamo. Inoltre ritengo che molte persone che utilizzano il termine maestro in realtà non saprebbero nemmeno cosa significa È davvero un termine, diciamo, poi alla fine. Ecco, forse per affetto, diciamo, che io ti considero tale e quindi stasera ti voglio proprio dare tutta la mia gratitudine per quello che mi hai trasmesso. Ecco, quindi se oggi riesco a fare un po' di discernimento tra le cose, ecco, credo che siano state le tue letture. Per cui, per questo ti ringrazio. Anzi, sono proprio contenta di averti qui perché così mi piace anche fare un po' di chiarezza. Tu sei una persona libera e quello che vorrei che le persone che ci ascoltano ascoltino proprio di te e quello che hai da dire. Quindi una domanda che a me piacerebbe farti e che anzi ti faccio è cos'è per te la spiritualità? Perché oggi si sente un po' di tutto, no? Sì, certo. Vorrei partire specificando cosa non è per me la spiritualità. Perfetto, perfetto. Sicuramente non è una relazione diretta, può averla indiretta, con quelle che definiamo religioni, mi spiego meglio. Una persona profondamente religiosa, cioè un credente di una religione, può essere una persona spirituale. Ma l'essere credente di una religione non implica essere persone spirituali. Spiritualità per me è la tendenza, la propensione sentita e non frutto di un'influenza esterna ad aprire mente e cuore verso dimensioni, verso idee, verso percezioni che non hanno soltanto a che vedere con la materia e con i sensi. Cioè, questo non significa che la spiritualità stia al di fuori della materia, significa semplicemente che prevalentemente la vita delle persone è mossa da una dimensione egoistica che non è negativa, però è qualcosa che cerchi per te stesso o te stessa, nel piacere dei sensi, nell'acquisizione emotiva di determinate esperienze, nel raggiungimento di obiettivi, tutto focalizzato e direzionato su quello che la tua mente può capire. I tuoi sensi possono percepire e le tue emozioni possono desiderare. La spiritualità è la tendenza ad aprirsi verso dimensioni, obiettivi, che hanno una vastità diversa, che non necessariamente sei in grado di definire. Ecco perché ho detto che non vedo una relazione diretta, anche se può essere indiretta, tra religione e spiritualità. Mi spiego meglio. Io, una persona che crede che Gesù Cristo è l'unico figlio di Dio ed è l'unico che possa portare la salvezza nell'umanità, potrebbe essere semplicemente un fanatico o una persona che ha anche un afflato spirituale, può essere entrambe le cose. Ma un essere umano che non ha mai sentito parlare né di Gesù né di Buddha né di nessun altro, che quando alza gli occhi al cielo durante una notte stellata vibra e capisce che deve esistere qualcosa oltre quello che i suoi sensi percepiscono, e cerca con la sua sensibilità di coglierlo nella vita di tutti i giorni, può essere definita una persona con profonde tendenze spirituali. Ecco perché dico che non necessariamente le religioni o la religiosità e la spiritualità coincidono. Questo è rispetto alla domanda cos'è per me la spiritualità? Perché se la domanda fosse cosa significa per te percorrere un sentiero di ricerca spirituale, allora è un'altra cosa. E dopo magari ci dici anche quello. Vuoi, Diciamo sì. quello che non è, allora, così. La ricerca di una dimensione spirituale, cioè un percorso vero, serio,
prima di tutto deve partire dalla consapevolezza scioccante, perché quando si verifica è abbastanza scioccante, dell'essersi svegliato un mattino e avere realizzato una cosa. Oh, veramente, ma veramente, io non ho la più pallida idea di chi sono, del perché sono qui, e di conseguenza, forse, questa è una delle motivazioni per cui soffro tanto nella vita. È come cioè salire su una Ferrari, ingranare la marcia, partire senza avere mai guidato la macchina. Beh, insomma, ci sono molte probabilità di schiantarsi alla prima curva a 300 all'ora. Ecco, noi in realtà nasciamo nella nostra esperienza fin dai primissimi giorni di vita e poi nelle prime educazioni, nei primi mesi, ci viene insegnato cos'è vero e che cosa è sbagliato. Quindi ci educano con una serie di convinzioni. Se tu nasci in un paese islamico, hai tutta una visione della vita. In un paese cattolico hai l'altra visione della vita, in un paese induista l'altra ancora. Quindi quelle visioni della vita che poi influenzeranno la nostra felicità, i nostri rapporti con gli altri, i nostri rapporti con la spiritualità, con la religiosità, sono determinati da ciò da cui siamo stati condizionati i primi anni di vita. L'inizio di una ricerca spirituale, o meglio, di una ricerca interiore, è questo, comprendere, capire questo, dire ma io non sono libero. Non sono libero per due motivi. Prima di tutto perché la mia mente è piena di ciò che in cui mi hanno condizionato a credere, e quando rifiuti qualcosa ne sei ancora schiavo. Ti faccio un esempio. Delle persone credono fermamente che tutto quello che dice la religione è vera. Alcune persone scavallano e incominciano a dire, mi hanno raccontato un sacco di stupidate, ma proprio un sacco, e scartano tutto, completamente, tutto di quella religione o delle religioni in genere, ed entrano addirittura in uno stato di aggressiva superiorità nei confronti di quello. Ne sono ancora vittime. Quando tu aborrisci qualcosa, quando tu tieni distante qualcosa, quando contrasti qualcosa, in qualche misura ne sei ancora asservito. La persona libera non ha odi, la persona libera non teme dei confronti e ha una speciale capacità di visione obiettiva, serena, armonica con tutto ciò che lo circonda. Quindi, quando parlo di condizionamenti, mi riferisco anche alla reazione aggressiva e violenta di protesta nei confronti di quei condizionamenti. Non è ancora un equilibrio, no? Prima il piatto certo. Della bilancia è sbilanciato di qui, poi è sbilanciato di là. Si spera che prima o poi dopo ci sia un equilibrio. Ecco, il problema è qui il concetto ricerca, che è difficilissimo tenere questo equilibrio per grazia ricevuta. Occorre un lavoro davvero particolare, continuativo, giornaliero, sui processi mentali, sui processi emozionali, comprendendo di che cosa si tratta, da dove nascono, come regolarli senza reprimerli, come capire gli aspetti della nostra natura più profonda, come distinguerli dalle illusioni mentali. Fare tutto questo da soli, io È impossibile. non posso dire che sia impossibile, non lo posso dire perché sarebbe assurdo. Credo che non esista nulla di impossibile. È dichiaratamente estremamente difficile e Difficile. statisticamente parlando rasenta l'impossibile. Il problema qual è? Che tutti sanno che sarebbe utile avere una guida, chiamano maestro, maestra, guida femminile, maschile che sia, non conta. Il problema è che vai a beccarla. Cioè, se io oggi sto parlando con te e parto dal presupposto che tu potresti, forse, essere la persona che io scelgo come guida. Quindi parto dal presupposto che ne sai più di me. Se ne sai più di me, io non posso giudicare e valutare a priori quello che tu dici. Alcune cose sì, ma non tutto. Ad esempio, se tu mi dici qualcosa che contrasta totalmente con la mia etica, col mio sentire, c'è proprio qualcosa all'interno che si rivolta e capisco che non sei la persona che fa per me. Ma se tu mi parli di cose tecniche, ad esempio, che per riuscire a padroneggiare certe funzioni della mente, prima devi padroneggiarne altre, si presume che ne sai più di me. Quindi io non posso decidere a priori se quello che mi dici è vero o no. Dovrei sperimentarlo. Per sperimentarlo devo dedicarti del tempo, dedicare del tempo a me con te.
Ma questo, se tu sei la persona sbagliata, diventa una perdita di tempo e anche una perdita di denaro. Il vero problema oggi qual è? Che una volta, diciamo 2 secoli fa, era molto difficile incontrare qualcuno che avesse delle conoscenze. Non esisteva internet, non esistevano i libri diffusi come ci sono oggi. Cioè non potevamo incontrare delle persone che avevano studiato 4 libri, avevano letto tutto sul buddismo in internet, ripetevano tutto a pappagallo, recitavano la figura del carismatico e in qualche modo potevano ingannarti. Perché una volta non esisteva tutto questo, oggi purtroppo esiste. Quindi il problema è questo: come riconoscere qualcuno che possa veramente aiutarci? Perché per iniziare un percorso interiore spirituale vero, serio, abbiamo bisogno di un aiuto. Lo ripeto, non significa che sia impossibile senza. La statistica ci dice che è molto improbabile. Beh, voi avete aperto una scuola, Andrea. Credo che nella vostra scuola poi è quello che fate, no? Sì. So che hai un metodo, no? Praticamente, che è il metodo Sfera. Sì, metodo Sfera. Noi abbiamo aperto una scuola che non segue come metodo nessuna via prestabilita, cioè non siamo buddisti, non siamo induisti, non siamo cristiani e così via. La profondità dell'insegnamento deriva dal poter avere realizzato l'essenza e le conoscenze antiche preesistenti a tutte le varie vie. Ora, io posso capire che apparire estremamente presuntuoso come affermazione, in quanto normalmente le persone si presentano dicendo: io sono allievo del tal maestro, ed essendo allievo del tal maestro sono autorevole. Per cui io sono stato allievo di Yogananda, che è considerato autorevole, e quindi sono autorevole. Bene, io ricordo a tutti coloro che sfoggiano questo tipo di autorevolezza che molte figure, prima fra tutte il Buddha, ma non solo, anche figure occidentali, non sono state investite e nessuno ha detto loro: lui o lei sono così, ma l'hanno semplicemente dimostrato sul campo nel momento in cui hanno deciso di trasmettere agli altri quello che avevano realizzato. Ecco, secondo me la realizzazione di un individuo non va valutata per come si atteggia, per come parla, per il pedigree, scusa il termine, no, No, che però ha, ci sta. ma standogli vicino, osservandolo, guardando quali incoerenze dimostra, se veramente quando parla sembra esprimere ciò che sente. Perché guarda che tutte le persone sono più sensibili, almeno le persone che si interessano a questi argomenti, più sensibili di quanto credano e di quanto spesso tanti finti guru gli vogliono far credere. Se una persona si mette in uno stato di ricettività, percepisce chi è pulito e chi non è pulito. Quando hai percepito chi è pulito, devi solo capire se ha anche delle competenze. Ci vuole un po' di tempo, ma anche questo si può capire. Io do molta credibilità alle persone. Io ho incontrato il 99% dei nostri allievi li ritengo persone estremamente intelligenti, in gamba, che hanno attraversato tante vicissitudini, tante prove nella vita, e ho visto sempre in loro la capacità di mettere sul piedistallo anche della ragione e della sensibilità ciò che osservavano. E credo che di persone così ne esistano tante. Sono quelle che meriterebbero di più un insegnamento profondo. Certo. Parlando appunto di questo, visto che poi la tua scuola, la libertà personale, perché io leggo i tuoi libri ed è penso la prima cosa, no? Per te, la libertà personale. La nostra è definita una scuola di ricerca interiore. La parola ricerca indica la libertà di spaziare nel cercare qualcosa. Se ad esempio io perdo le chiavi di casa, nella mia casa, e per qualche ragione qualcuno mi impedisce di cercare in una zona della casa, perché mi dice: lì non potrai guardare, lì è vietato, è peccato se guardi lì, ti devi fidare di tutte le altre zone, se la chiave è veramente lì non la troverò mai. Quindi Certo. quando qualcuno arriva e dice:
devi avere una fiducia cieca nel maestro, o devi avere fede in questa religione, o in ciò che ti viene detto, beh, io suggerisco di dubitare. Perché la parola ricerca implica il mettersi in moto per guardare all'interno di se stessi e al di fuori nel mondo con la lente di ingrandimento e con uno sguardo a 360 gradi nella piena libertà. Piena libertà vuol dire anche essere liberi nelle proprie emozioni. Ti voglio fare un esempio perché l'ho visto in tantissimi gruppi, sia nei gruppi dove ci sono o sette o religioni che hanno condizionato molto le persone, ma anche nei gruppi cosiddetti New Age, la stessa cosa, l'ho vista. Ovvero, tu segui qualcuno che è un prete, un sacerdote o è uno pseudomaestro, con gli occhi a mandorlo no, non conta. A un certo punto incomincia ad avere dei dubbi. Beh, se è stato esercitato su di te un sufficiente carisma o una sufficiente forma di influenza, avrai dei sensi di colpa perché dubiti. Incomincerai a avere paura di sbagliare. Cioè, tutti i condizionamenti sulla paura del peccato, l'inferno e il paradiso che abbiamo acquisito nella nostra religione e in genere nelle religioni monoteiste, ma noi siamo nati qui, quindi parlo della nostra religione, vengono trasferite inconsciamente anche in tutti i nuovi sentieri. Per cui si possono vedere persone che seguono tutt'altra via, magari discipline dello yoga o sciamanesimo o altre cose, ma non riescono a essere libere, perché comunque dentro c'è sempre il tarlo di sbagliare, la paura di giudicare il maestro, il timore di sbagliare via se ti allontani. Ecco, libertà per noi significa questo. Libertà non significa neanche nella vita faccio tutto quello che Quello che mi voglio. pare. No, perché io se vado in casa di un'altra persona mi comporto secondo le sue regole. Questo non viola la mia libertà, ma io devo rispettare l'altra persona. Se io entro in una chiesa non ha nessuna importanza cosa io pensi del cristianesimo oppure del clero. Io mi comporto rispettando le regole di una chiesa, perché se no non entro. Questo non viola la mia libertà. Oppure se io mi tolgo qualcosa per darlo a una persona che amo, faccio una rinuncia. Quello che molti genitori, se non tutti, fanno ad esempio coi figli. Mi tolgo delle libertà per fare questo, ma non viola la mia libertà. Cioè la mia libertà è violata solo da due cose, dalle imposizioni esterne, anche se sono penetrati in modo inconscio, e dalla mia incapacità di rendermi libero dai miei bisogni e dei miei processi mentali. Attenzione, questa è una cosa importante. Noi non siamo schiavi solo del mondo esterno, della politica, dell'economia, delle religioni, o Anche noi. meglio, siamo schiavi di queste perché prima di tutto siamo schiavi dei nostri bisogni. Perché una persona che non ha bisogni, si è liberata da paura all'interno di se stessa, non puoi asservirla, perché non hai strumenti su cui fare leva per asservirla. Capisci cosa voglio dire? Sì. Pensa a tutto quello che sta succedendo e che è successo in questi 2 anni col Covid. Se tu hai paura, non hai la libertà di indagare veramente, darti una tua opinione su cosa succederà o su perché è successo. Se tu sei già in conflitto, ad esempio, con una visione governativa, o hai già dei preconcetti, cioè l'opposto da un certo punto di vista, cioè sei un ribelle, ancora non sei libero, perché sei influenzato da questo. Per essere liberi, prima di tutto, dobbiamo liberarci dai nostri conflitti. Quando una persona ha superato i 6 conflitti, le paure, non è succube dei suoi pensieri, non è succube delle sue emozioni o dei suoi bisogni, allora si dice che è una persona libera. Una persona di questo genere, che in India più che libera viene definita liberata, cioè proprio liberata dai vincoli che tengono asservita la natura umana, non può più essere asservita nemmeno da poteri esterni. Quindi per ottenere una società libera dai cosiddetti poteri forti, quali essi siano, occorre prima liberare l'individuo, ma non può essere liberato dall'esterno, perché ogni potere che tu conferisci, proprio perché tu l'hai conferito,
puoi anche toglierlo. Quindi Sta qualunque lì la cosa, libertà. esatto, se io posso di potere, metti che io sono un Dio e di potere ti illumino, ti tolgo tutte le tue paure, ma se l'ho fatto io, posso anche toglierti questa grazia. Ecco qual è il metodo, la via di ricerca è insegnare gli strumenti attraverso cui tu, con la tua volontà, la tua sensibilità, Può il liberarmi. tuo impegno, utilizzandoli, potrai liberarti. Meraviglioso, Andrea, tutto quello che dici. Sì, diciamo che l'uomo dovrebbe capire questo. Penso che noi siamo qua per questo, no? Sicuramente a giudicare dall'attraenza e dalla tendenza, osservando la storia umana, non sto dicendo ciò che io so, non perché non lo sappia, ma perché non voglio parlare di ciò che io so in questo preciso momento. Adesso questa Certo. domanda mi limito a dare spunti di osservazione. Osservando la storia umana, bisogna proprio dire che la storia umana, fin dalle origini, ha sempre avuto questa propensione, cioè guardare oltre la materia, cercare di superare i propri limiti e cercare qualcosa che gli trasmettesse quello che gli mancava. Sarebbe lungo il discorso sul come mai abbiamo sempre osservato questo istinto, ma indiscutibilmente da quando conosciamo la storia umana questo istinto l'abbiamo osservato. In tutti? No, certamente no, ma in un sufficiente numero di personalità tale da poter cam aver cambiato nei millenni la storia umana generando evoluzione. Su questo è difficile dire il contrario, perché sono fatti che conosciamo. Certo. Quindi Andrea, nella scuola, no? Nel vostro insegnamento, lasciate la piena libertà alla persona, nel senso che finché uno non ci arriva da solo a una determinata cosa, nessuno spinge affinché questo ci arrivi. Ma se anche uno spingesse, non è Non è possibile incontrare, possibile. no, nella mente. Cioè, allora, per spiegare meglio, magari anche ai tuoi ascoltatori, domanda: voi insegnate delle cose, avete dei dogmi di base? Risposta: no, non abbiamo dogmi di base. Voi quindi affermate di non conoscere le cose se non avete dogmi di base? No, affermiamo di conoscere le cose. Allora, come accidenti sta la faccenda? Te lo spiego subito. Se tu mi chiedi esiste vita oltre il corpo fisico, io ti rispondo sì. Se tu mi chiedi ma perché dici questo, io ti rispondo realizzazione diretta. Ma allora devo crederci, mi comporto come se fossi, io ti rispondo no, perché se no sei sciocca. Se io ti dico che ho sperimentato questo, è giusto, perché sono un amico che è andato in America e quando è tornato dall'America gli chiedi, mi dici com'è l'America? Per quale motivo dovrei tenertelo nascosto? Io ti racconto com'è l'America. Dopodiché ti dico anche, guarda che l'America e i miei racconti non sono la stessa cosa. Perciò, se vuoi, tutt'al più, io che ho già fatto quel percorso, prendiamo il biglietto dell'aereo e ti posso portare là con me, perché conosco i posti più belli, dal Grand Canyon al parco di Yellowstone. Cioè, Però ti lo vedi con i risparmio. tuoi occhi. Esatto, ti risparmio tanta fatica se ti accompagno, perché ovviamente io conosco di più la zona. Quindi è questo, non è che non esistono delle verità. Quando Buddha faceva determinate affermazioni, non è che le faceva dicendo secondo me probabilmente è così. No, non c'era falsa umiltà. Diceva le cose stanno così. Dopodiché Buddha è anche quello che ha detto quella bellissima frase rivolgendosi a uno dei più grandi discepoli, che a lui giurava fedeltà eterna e lui gli risponde: O Sariputra, grande la tua fede, ma vedi sempre che sia ben riposta. Come Certo. dire, non cessare mai, nemmeno con chi consideri tuo maestro, di metterlo al vaglio, perché in questo modo sviluppi intelligenza, sensibilità e diventerai suo amico, non dipendente, suo amico. Ecco, quindi frequentare, diciamo, una scuola di crescita interiore vuol dire che devi sperimentarle le cose, no? Per cui tu hai sperimentato di tuo. Tutto quello che trasmetti, e ovviamente quello che puoi fare è insegnare agli altri come si può arrivare a questo, giusto? Poi uno ci arriva, non ci arriva, questa è una cosa. Se c'è qualcuno che dice
Segui questa via e realizzerai sicuramente questo, questo e questo. Scappate perché o è un ingenuo e non ha capito neanche lui che non è possibile fare una relazione, o è falso. Perché si può affermare con certezza se conosci la via vera, una è perché non esiste una sola via, ok? Ma se conosci un vero sistema, un vero metodo che porta allo sviluppo interiore, puoi dire con certezza, è matematico che se lo segui, non sarai fra 6 anni al punto in cui sei partito. Questo è matematico. Ma dove sarai fra 6 anni? Io Non lo può sapere nessuno. non posso sapere se diventerai un Buddha, un asceta, se avrai realizzato cose meravigliose, se sarai semplicemente una meravigliosa, stupenda persona che ha perso il 60 o il 70% delle sue paure nella vita. Che, voglio dire, non è una cosa da poco, ma non lo posso sapere. Certo. Sì, è proprio così. Io penso che, diciamo, dagli insegnamenti poi è l'unica cosa che si può trarre, insomma. Cioè, se io vengo da te e voglio realizzare qualcosa, ti chiedo come posso fare per riuscire. Poi è ovvio che non sono te e quindi di conseguenza non potrei, tipo, durante una meditazione non riuscire a fermare i pensieri, potrei... Beh, ma questo non è che potresti, È è normale che sia normale. così. Certo, no, ma non intendevo questo, questo è più che normale, cioè una persona che inizia, ecco un'altra cosa che io trovo abbastanza ridicola, chi ha letto, studiato dei testi di yoga o legge degli antichi asceti, degli yoghi, o legge delle cose spaventose, Sì, che uno incredibili. dice non... Uno dice, ma io non ce la farò mai. Quello che però ci si dimentica è che la storia è sempre scritta dai vincitori. Cosa significa questo? La maggioranza di quei personaggi non ha scritto niente, gli altri hanno scritto per loro. E siccome adoravano quello che loro avevano realizzato e raggiunto, parlavano della parte bella della loro vita, del momento in cui avevano realizzato qualcosa di profondo. Non parlavano delle fatiche, degli stress, dei dubbi, delle paure che avevano, che hanno avuto tutti. Tutti, certo. Assolutamente. Assolutamente. Te, Andrea, sei un esperto di meditazione, quindi visto che abbiamo accennato, quindi qualcosa ci puoi dire sulla meditazione, perché oggi se ne sente parlare tanto, diciamo che tutti parlano di meditazione, ma non credo che, cioè io credo che quasi nessuno sappia poi realmente di che cosa parliamo, no? Quindi te lo Perché chiedo a te perché sei proprio un esperto e qui e sì, ci è puoi una dire. cosa infatti complicata, non semplicissima, perché prima di tutto dobbiamo fare due distinguo. Quella che è la meditazione come conseguimento, cioè come stato di coscienza. Il termine meditazione indica due cose diverse. Una condizione della coscienza, cioè quando tu hai la mente silenziosa, non è affollata da pensieri. Il tuo emotivo è un lago calmo e in questa condizione di calma cammini per la strada, osservi tutto ciò che ti circonda, entri in empatia con quello che ti circonda, ti accorgi che la tua mente è lucida, riesci a riconoscere molto facilmente la natura di quello che osserva e c'è uno stato di pacificazione, di calma, non privo di intensità. Questo è uno stato di meditazione. Uno stato, cioè uno stato di coscienza. Non è l'unico stato di coscienza meditativo, ma è sicuramente, questo può essere definito uno stato di coscienza meditativo. Poi il termine meditazione si utilizza anche per indicare tutta una serie di procedimenti seguendo i quali è più facile realizzare questo stato di cui ho parlato. Quindi la prima cosa da capire è questa. Tantissimi anni fa, vi voglio raccontare un aneddoto per capire, forse può aiutare a capire cosa voglio dire. Moltissimi anni fa io ero giù in Centro Italia con un allievo di quello che allora io seguivo come mio maestro ed entrambi ci eravamo seduti praticando meditazione. Siccome avevamo un orario ben preciso da rispettare perché avevamo un seminario in corso,
avevamo deciso di fare 45 minuti di meditazione. In quel momento stavo tenendo io l'ora, no? A un certo punto io suono il campanello per indicare la conclusione di quella pratica tra me e lui, eravamo solo io e lui, e lui realizza che io l'avevo suonato a 40 minuti. In realtà mancavano solo 5 minuti, ma siccome mi faceva veramente tanto male la schiena, mi ero scocciato e l'ho fermato 5 minuti prima. Lui, quando si è accorto, ha voluto rimettersi a praticare per quegli ultimi 5 minuti. Ora, questo indica qualcosa di molto particolare. Come la mente di un cosiddetto, tra virgolette, praticante possa arrivare a livelli di inconcepibile ottusità. Allora, oggi spesso la parola meditazione è inserita in un contesto di regolamentazioni che ci portano, poi tra l'altro, non di rado a quello che abbiamo detto prima, cioè mi sento in colpa se oggi non ho meditato. Mi sento in colpa se anziché 30 minuti o 45 ne ho fatti 20. Tutta una serie, cioè, di atteggiamenti infantili per cui la regola che c'è nel monastero e che vogliamo trasportare fuori dal monastero portandolo nelle nostre case diventa più importante del perché di questo. Questo tipo di eventi esistono da sempre. Quando leggiamo le parole attribuite a intelligenti, belle a Gesù, attribuite a Gesù, che le abbia dette o no, sono intelligenti. Il sabato è fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato, perché il sabato era sacro per gli ebrei, no? Siccome l'avevano visto lavorare, compiere determinate azioni nel sabato, durante il sabato gli hanno detto: ma cosa fai, Rabbi? E ha risposto: guardate che il sabato è stato fatto per Lavoro. noi, non siamo noi fatti per sabato. Bene, la meditazione, qualunque procedimento di questo genere, è fatto per noi, per metterci in mano degli strumenti che possono diventare potentissimi quando siamo abbastanza maturi da sapere come usarli. Ma se noi ne diventiamo succubi, diventiamo servi di quegli strumenti o di tutta un'ideologia che sta dietro agli strumenti, allora noi non stiamo più praticando. Ecco, dietro al mondo della meditazione esistono tante di queste cose. Capisci vero cosa voglio dire? Eh sì, lo capisco benissimo. Quindi ci deve essere maturità, la meditazione è prima di tutto ricerca di uno stato di coscienza, poi esistono tante tecniche per arrivarci, ma deve essere seguito, ricercato questo stato di coscienza, innanzitutto non solo in alcuni momenti della giornata, anche mentre sei al lavoro, anche mentre cammini per strada. Questa è una cosa che imparerai più avanti, non è facile. All'inizio è meglio sedersi, eseguire un certo tipo di respirazione, calmarsi. E allora all'inizio dirai: è meditazione questa? No, stai tentando di praticare meditazione. Ma Meditazione. va bene che stai tentando di praticare meditazione. Da qualche parte bisogna iniziare, no, Andrea? Assolutamente. Dopo un anno che tenti di praticare meditazione, incomincerai a dire: beh, questo tentativo però mi sta cambiando le giornate. Allora incomincerai a capire qualcosa di più. E ti può essere spiegato qualcosa di più e così via. Quindi è difficilissimo parlare della meditazione prima di tutto, perché quando noi usiamo un termine siamo sempre di fronte al preconcetto di chi lo ascolta. Se io parlo di meditazione a un buddista che magari segue una via di buddismo tibetano, tenderà a utilizzare, a pensare, a capire la mia terminologia secondo la sua esperienza. Se uso questa terminologia con chi pratica un'altra via, tenderà a seguire la sua esperienza. Quindi usare le parole è molto difficile. Perciò, per riassumere, la meditazione è un certo stato di coscienza, Coscienza. sicuramente profondo, vivo, attivo e molto calmo e molto ricettivo. Esistono innumerevoli procedimenti tecnici. L'insieme dello yoga, che non è la posizioncella, è qualcosa di più complesso, è stato studiato per arrivare più velocemente agli stati di meditazione. Quindi esistono procedimenti praticando i quali si arriva più facilmente e velocemente ad alcuni stati di meditazione. Quando hai raggiunto alcuni livelli, alcuni stati di meditazione, è possibile praticare altre cose che ti innalzino verso stati sempre più profondi di meditazione.
Esiste un fine, una fine? È difficile a dirlo. Posso dirti che io non ho mai trovato fine all'espansione di stati di coscienza meditativi. Quindi non credo che esista una fine, perché se credo che la fine a uno stato di questo genere potrebbe teoricamente essere la percezione unitaria, reale e non inventata dalla mente, di tutto ciò che esiste in ogni luogo di ciò che esiste. Quindi credo che non sia un evento che abbia un punto d'arrivo, se capisci cosa voglio dire. Grazie per tutto quello che ci dice Andrea. Per quanto riguarda lo yoga, invece, che io quando ho praticato un po' yoga, Andrea, ero come te a 15 anni quando sei andato nella sala di meditazione. Quindi, cioè, io tutte le volte voglio scappare, praticamente. Immaginati la mia faccia e tutte le volte, lo possiamo chiedere ad Angela, che io tra parentesi ringrazio perché se questa intervista c'è, e anche per merito suo che mi ha fatto conoscere te, eccetera. Io la faccio sempre arrabbiare, perché No, adesso prima di parlare di te, voglio parlare anche ad altre persone che stanno ascoltando. Col termine yoga io intendo l'antica disciplina che portava questo nome, perché oggi tutti i centri o i corsi online di yoga per me non hanno nessuna relazione con lo yoga, nessuna, zero. Ok? Sono delle pratiche ginniche prese dallo yoga. Con questo non voglio dire che non esistano insegnanti seri che ancora oggi comunicano una visione tradizionale dello yoga, eh? Certo che esistono. Dico che la maggioranza è così. Per quanto riguarda poi quella che può essere la tua esperienza personale, c'è da dire questo, no, ma la colpa è mia, nel senso che sono. non tutti sono portati, cioè io ho delle persone a me molto care, che stimo profondamente, che considero degli allievi, cioè persone che seguono da tanto tempo, che sono negate per lo yoga. Negate non vuol dire che non sarebbero capaci di farlo, ma che non è qualcosa che sentono. Ecco, per cui non vi è un obbligo, certamente sarebbe più giusto dire che non tutti sono portati per un certo tipo di yoga, perché il termine yoga indica e raduna un insieme di procedimenti psicofisici che tendono a cambiare lo stato di coscienza del praticante. Vi è uno yoga più propenso, più spostato verso la sfera fisica, che è quello che spesso si insegna alle persone proprio perché fa bene, tantissimo bene al corpo e alla mente, ma tantissimo. Voglio dire che se una persona dovesse praticare yoga arriverebbe a 80 anni, come molti sessantenni oggi si vedono in giro, e non è cosa da poco, ma non solo nel corpo, nella mente. Però poi esiste tutta un'altra tipologia di yoga che parte direttamente da un approccio che è più energetico, tecniche di concentrazione, di respirazione, meno fisico, meno corporeo, che è più adatto per altre Ecco, cose. Quindi, è quello che magari preferisco più io, sì, ma è un certo. problema mio. Anche perché ne sono molto affascinata e tutte le volte io voglio provare. Ovviamente è un mezzo per me per riconoscere le resistenze che ho, quindi è comunque sempre un mezzo Beh, sì. in quel momento. Ascolta Andrea, hai scritto un bellissimo libro sulla fede e l'hai chiamato La fede nuda. Ci puoi spiegare un po' cosa intendi intanto per fede nuda? La fede, così come noi la conosciamo nella nostra società, è sempre rivestita di un simbolo. Quindi io ho fede in Gesù, ho fede in Maometto, ho fede nell'induismo, ho fede nel mio maestro, cioè col termine fede si intende io credo in questa cosa. Infatti, soprattutto nel mondo cristiano e islamico, in genere nel monoteismo si usa molto dire devi avere fede. Cioè, come se la fede fosse un fenomeno di scelta, non è quindi un sentire, non è qualcosa che sgorga dall'interno.
ma è qualcosa che scelgo. Naturalmente esistono anche delle figure che contengono una fede istintiva che si riveste di determinati simboli in base al luogo in cui sono nati. Il concetto di fede nuda cosa indica? Indica proprio un istinto, una percezione istintuale a credere, a sentire che esiste qualcosa che trascende la natura osservabile, al quale non esiste alcun bisogno di dare nome, forma, sembianze e attributi. Se glieli vuoi dare perché ti aiuta, puoi farlo, ma sii ben consapevole che lo stai facendo perché ti aiuta. Ad esempio, noi sappiamo nella nostra religione, ma ripeto, non solo nella nostra religione, quando si parla di Dio, si parla di qualcosa che ha dei precisi attributi. E arriviamo a sentire, non voglio mancare di rispetto a chi crede in certe cose, ma ritengo delle cose allucinanti quando si sente una persona che fa un'affermazione di questo genere. Ma se veramente quello che dici fosse vero, allora Dio non avrebbe permesso questo. Chissà quante volte abbiamo sentito discorsi di questo tipo. Ma direi, bisogna rendersi conto dell'assurdità di una frase di questo genere. Si parla di Dio come se fosse un amico che incontriamo al bar. Cioè, dato per scontato che Dio, così come ci hanno insegnato che è, esiste, così come ci hanno insegnato che è, esiste, dando per scontato questo, diamo anche per scontato quali sono i suoi attributi. Non Certo. permetterebbe mai questo, non permetterebbe mai quell'altro, farebbe questo, farebbe quell'altro. Ti punisce e fa quello che le È pare. una follia, cioè l'essere umano inventa con la sua mente o accetta quello che altri hanno inventato per lui, determinate tesi, le accetta, ci costruisce una morale, taglia teste, ammazza gente, brucia sui roghi delle donne in nome di queste cose e lo chiama fede. Allora, attenzione, esiste anche una fede che non è fanatica, però se io credo che Gesù sia l'unico figlio di Dio, perché questo mi è stato insegnato, o che Maometto sia l'unico vero profeta, perché questo mi è stato insegnato, naturalmente la mia mente non potrà aprirsi su null'altro, perché mi sentirò in colpa se vado a cercare qualcos'altro. Questo è obbligo, non è fede. Ecco, nella nostra società è stata chiamata fede una tendenza, una propensione ad accettare supinamente, in modo placido, neutrale o fanatico, quello che ci è stato inculcato fin da bambini. Ma questa, a mio avviso, non è nemmeno la fede di cui parlano i Vangeli, e fra breve farò una citazione di San Paolo per spiegare cosa intendo. La fede nuda implica il fatto che tu puoi percepire che esiste una realtà spirituale nell'universo. Puoi anche dire, io ho la sensazione che esista qualcosa, io lo chiamo Dio, chiamalo grande spirito, chiamatelo come volete, ma io sento che esiste qualcosa. Però non so cos'è, non voglio dargli un attributo, non voglio inventarmi qualcosa di cui rivestirlo. Questo è il significato della parola fede nuda. Cioè, S San Paolo, nelle lettere all'interno del Vangelo, dice una frase molto, ma molto speciale e particolare. Dice, la fede è l'essenza e la percezione di cose non viste e non conosciuta. Non dice che la fede è il credere in qualcosa, ma che la fede è percezione di cose non viste. Cioè, io sento che questa cosa è vera, che esiste. Quante volte sarà capitato di guardare una persona e sentire che era onesta in quello che stava dicendo, o sentire che era falsa? Quante volte è capitato di trovarsi in un luogo e sentire che aveva qualcosa di spiacevole quel luogo, di pericoloso, e altre volte sentire che era meraviglioso, c'era qualcosa di bello in quel luogo? Ecco, noi siamo in grado di sentire qualcosa, anche se la nostra razionalità non ci permette di spiegarlo e non potremmo dimostrarlo, perché non abbiamo i dati.
per portare dimostrazioni? La vera fede è questo, la percezione di cose non viste. Quindi io sento, prima di averlo realizzato, che esiste vita dopo la morte. Io lo sento. Non chiedetemi perché, non io, io personalmente so che esiste, non lo sento. Ma prima di sapere, di realizzare questa cosa, lo sentivo. Ne ero certo, come ero certo dell'esistenza dell'incarnazione. Ma non perché qualcuno me l'avesse spiegato. Ecco, quindi prima per capire la fede di nulla bisogna capire la fede. La fede vera è questo. Non il risultato di un condizionamento accettato supinamente o perché abbiamo scelto di voler credere in qualcosa, ad esempio per paura. Scusa, una signora dolcissima che io conoscevo una volta mi ha detto: guarda, io non credo nella Chiesa, però per non sapere né leggere né scrivere, io in Chiesa ci vado, non si sa mai, non so mai che sia tutto vero. Ora, è chiaro che lampantemente, cioè puoi solo ridere di fronte a una cosa di questo genere, però è indice di quello che spesso si intende con la parola fede, cioè scelgo di fare una cosa, scelgo di credere. La fede non è quella. Se hai una vera fede, può essere rivestita o nuda. Il libro La fede nuda spiega dall'inizio, a partire dal concetto di fiducia umana, cosa sia la fiducia tra gli esseri umani, a partire da quel concetto per arrivare all'analisi di come sono nate le religioni e perché gli esseri umani fin dalle origini hanno sempre avuto la propensione a credere nell'esistenza di qualcosa. E questa propensione a credere o a sentire che esiste qualcosa non è come dicono i sempliciotti, i quali fanno passare per sempliciotti coloro che credono nell'esistenza di qualcosa, ma definisco invece io sempliciotti loro, cioè coloro che affermano che l'essere umano ha creato la spiritualità, gli dèi, Dio, tutte queste cose, semplicemente perché non sapeva spiegarsi gli eventi della paura che lo terrorizzavano e siccome erano tutti dei dementi, hanno dato queste spiegazioni. Ora, l'ignoranza di coloro, storici inclusi, psicologi inclusi, anche persone che dovrebbero essere colte, l'ignoranza di costoro è abissale, perché saprebbero che nelle epoche alle quali è attribuito questo tipo di tendenza, scrivevano dei trattati di filosofia e di psicologia ben prima che nascesse la psicanalisi, che è nata 1500 anni dopo, di una complessità, di una raffinatezza straordinaria. Altro che erano dei poveretti che non sapevano spiegarsi le cose, quindi si sono inventate Dio, gli dèi, eccetera. Quindi è sempre esistita questa propensione dell'essere umano. Oggi noi attraversiamo un periodo che è unico, un periodo in cui la scienza sta sostituendo la religione diventando un nuovo Dio. E attenzione, perché la religione portava verso una dimensione che possiamo considerare sbagliata per certi versi e che mirava a mantenere le persone succubi e schiave. Alcune religioni, se non tutte. Ma attenzione, perché la scientocrazia che sta nascendo oggi, cosa ben scritta nel libro, che abbiamo ben precisato nel libro Futuro Prossimo, è ancora più pericolosa, perché porta l'essere umano a pensare che esiste solo ciò che si può toccare con mano, che si deve credere solo ciò che si può toccare con mano e che i nuovi sacerdoti sono quegli scienziati che cercano di dirigere le nostre vite dicendoci cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare, ciò che è bene, ciò che è male. Cioè stiamo penetrando in una dimensione estremamente pericolosa. Quindi ovviamente per fede nuda intendi bisogna toglierla, cioè togliere tutti quei condizionamenti, quelle cose che si sono state attribuite. Bisogna, non è la parola giusta, se io incontro, perché mi è successo, io ho parlato con frati, con suore, non avrei mai pensato di dirgli smetti di credere in Gesù Cristo perché la tua fede deve essere nuda. Io ho insegnato tecniche di meditazione, tecniche di respirazione a sacerdoti, e come se lo insegnate, e non mi è mai sfiorato neanche per l'anticamera del cervello di metterli in dubbio nella loro fede. Quindi
Non bisogna. Bisogna, sì, ho usato un termine che non è corretto. Neanche se ti avvicini a noi, mai indicheremo questo. Semplicemente diciamo, rifletti, analizza, chiediti se il tuo sentire profondo ti fa credere potentemente e in modo libero in Maometto, in Gesù, in Buddha o chi cavolo vuoi, continua a Credi in quello pregare. che... Ma guarda bene che non sia un condizionamento, e se è un condizionamento, osserva nella struttura. Ah, per coloro che non ci conoscono, questo non significa che noi riteniamo che non esista nulla, che non vi sia, che non esista nulla di divino, di spirituale nell'universo o che non ci sia nulla verso cui rivolgere preghiere. Non ho detto questo, sia chiaro. Ma non penso che qualcuno ha pensato questo. No, si potrebbe anche pensarlo nel senso che No, ci stai sarà. parlando semplicemente di sperimentare quello che le persone, invece di credere ciecamente alle cose, di sperimentarle prima. Quindi... Di ascoltare il proprio sentire. Esatto. Mi piace molto, Andrea, che parli di indagine interiore. Perché dà proprio il senso, no, di quello che dovrebbe essere la ricerca, cioè indagare su se stessi, no? Sì, guarda, è proprio un'indagine ed è qualcosa di meraviglioso. Se una persona esce dal lo devo fare. E incomincia a capire, perché ci può voler tantissimo tempo per capirlo. Credimi, io nella mia vita ho letto fior di libri quando ero giovane e credevo di capire. A un certo punto è Il scattato, click. ho capito. E lì sono rimasto scioccato, scioccato, per la bellezza. Mi sono innamorato dell'ignoranza. Cioè, in quel momento ho detto, ma io non ho capito niente, non avevo capito niente, non conosco niente. Ma è Bravo. meraviglioso, questo è Poi subito. più Perché vuol studi, dire. Sì, quello che stavi per dire, è proprio così. Però più studi e più sai di non sapere. ti rendi conto che ogni cosa che guardi può diventare una rivelazione. Ed è proprio un'indagine. Perché ho fatto questo pensiero? Perché? Quando è scattata quell'emozione? Non è un processo psicoanalitico che segue delle tappe che hanno descritto signori che portavano un nome in una certa epoca, per cui io seguo il metodo freudiano, junghiano o altro. No, non si segue un metodo, si segue un'indagine libera. Perché in questo momento ho provato quell'emozione? Perché da 15 giorni che ho un blocco al plesso solare, alla bocca dello stomaco? Perché ho paura di quella persona? Cioè, una continua indagine per capire le nostre emozioni, i nostri pensieri, questo è un aspetto, e poi attraverso la meditazione studiare come arrivare al silenzio mentale, cioè l'esatto opposto di quello che ho detto un attimo fa, da una parte l'indagine attiva, dall'altra la sospensione di tutte le indagini possibili e lo sviluppo di uno stato di estrema percettività. È la perfetta fusione in questa via, in questo metodo che comunichiamo, degli elementi che simbolicamente sono stati connessi al principio femminile maschile. Una totale ricettività da un lato e dall'altro una totale penetrazione, cioè attivo e passivo, che sono entrambi attivi ed entrambi passivi, naturalmente, vissuti nello stesso individuo. Attraverso momenti diversi, procedimenti diversi e tecniche diverse. Mai, come dopo aver fatto un digiuno di 3 giorni, si può sentire che gusto ha un cibo. Bene, credetevi, mai, come dopo aver imparato a tenere i pensieri fermi, la mente silenziosa, si può capire cosa significa avere una mente che funziona velocemente, in modo estremamente nitido. Come un laser che entra nel burro ovunque si diriga per analizzare. Quindi non è tanto paradossale, si può capire anche razionalmente, gli opposti si sposano, si baciano, è un amplesso degli opposti, che non sono nient'altro che la realizzazione alchemica del famoso simbolo del Tai Chi cinese, dove si vedono quelle due
vengono chiamati qui da noi Nero. quelle due figure nere e bianche, all'interno delle quali in ognuna c'è l'opposto. Questo è il lavoro che noi facciamo attraverso il metodo Sfera, ma proprio subito, fin dall'inizio, cioè già chi inizia viene subito portato a studiare la mente, le emozioni, a imparare a ragionare in un certo modo e anche al suo opposto, usare l'energia e usare il corpo e usare queste funzioni per trovare il silenzio mentale, la calma, la pacificazione. Meraviglioso. Molto, molto bello, Andrea, quello che Io, stai come vedi, trasmettendo. parlando, sono piuttosto passionale, non No, sono ma certo. infatti volevo dirti, questa passione che trasmetti è che ci verrebbe già voglia di essere là, hai capito? Sicuramente dentro di me esistono due lati. Io sicuramente non sono quello che fa il finto guru, né io né la mia amata Antonella. Non siamo certamente così, siamo tutti e due abbastanza pletorici e passionali. Ma perché sappiamo che cosa abbiamo realizzato e vorremmo tantissimo trasmettere alle persone, perché la gente soffre, potrebbe ridurre o smettere di soffrire se È soltanto vero. capisse alcune cose, anche se non è facile. Ma poi esiste anche un Andrea ed esiste anche un'Antonella, che sono molto più simili alle immagini che siamo abituati a vedere dei Buddha, estremamente calmi, pacati e silenziosi. Proprio perché noi abbiamo realizzato questi due estremi. Ma in questo momento io sto parlando, è come se vedessi gli occhi, non soltanto tuoi, ma delle persone che ci ascoltano. Guarda, stanno mandando dei messaggi veramente meravigliosi per te, Andrea, quindi stai trasmettendo tutto di te, credo, in questo momento. Quantomeno sincero, ecco, sincero. A quello sicuramente. Allora, ci chiedevano appunto qualcosa della scuola. Dove siete, se bisogna frequentare, quanto bisogna frequentare. Dunque, non siamo, nel senso che non abbiamo una location fissa, ma noi di solito, parliamo del pre-Covid per capirci, Ecco perché sono due realtà. tenevamo un seminario ogni mese senza nessun obbligo di partecipazione, vale a dire che una persona deve iscriversi al seminario e poi partecipa a quel seminario che dura una giornata intera, dal mattino fino alle 7 di sera. Non deve garantire che si riscriverà al prossimo. Anche in questa visione per noi deve esistere la Di massima libertà. libertà assoluta. È una porta girevole, come entri e esci. L'unica regola che devi seguire è il rispetto reciproco nei nostri confronti e nei confronti degli tutti gli altri allievi, tutte le altre persone, ma che qualunque persona intelligente mette in atto in automatico, no? Certo. Poi, naturalmente, questo non interrompe i rapporti, nel senso che ogni tanto si facevano altri incontri a cui una persona poteva, se lo desiderava, partecipare, è sempre esistita una chat che è riservata a coloro che si iscrivono, una chat riservata a coloro che si iscrivono anche solo una volta, e poi una chat per coloro che frequentano più regolarmente, attraverso la quale c'è anche un dialogo quotidiano. Quindi si mantiene la connessione, diciamo, con voi. Nella chat di Telegram, dove si possono porre domande, e quindi il contatto è continuo a prescindere da quel seminario. Da quando si è sviluppato il Covid, si è verificato tutto un altro processo, nel senso che noi abbiamo iniziato a tenere i seminari online, Online. cosa che non ha, e questo ha sorpreso molte persone, non ha per niente fatto venire meno il contatto. Da questo luglio riprenderemo ancora i seminari in presenza, ma siccome ormai tantissime persone hanno iniziato a Sarebbe bello. approfittare online, a seguirci da lontano, magari vivono molto lontano o per problemi familiari non riescono ad arrivare fisicamente, così abbiamo deciso che continueremo anche i seminari online, che saranno una diretta del seminario della scuola in presenza. Ah, Quindi, perfetto. mentre si svolge il seminario in presenza,
ci sarà tutta la diretta e a questa diretta per porre domande, perché nei nostri seminari c'è sempre tutta una parte pratica e una parte Parte teorica. teorica. Nella parte teorica si possono sempre porre domande, cioè dare via dialoghi che saranno possibili sia per coloro che saranno in presenza, sia per coloro che saranno online, così come adesso sono online. Domenica questa, ad esempio, abbiamo l'ultimo che sarà solo online e si sviluppa allo stesso modo, Ecco, dal mattino lì alla se sera. uno vuole iscriversi, Andrea, se viene sul vostro sito, E no, allora, eccoci. iscriversi così improvvisamente, senza essersi interessati di nulla, non so se è consigliabile, e qui mi sto riferendo a questa domenica, se qualcuno fosse curioso. Però sul nostro sito avete la mail a cui scrivere e potete telefonare, perché noi consigliamo sempre a chi non ci conosce una breve chiacchierata. Spesso Antonella, che di una gentilezza squisita alle mail risponde dicendo chiamami se lo desideri, ti dico come si sviluppa il seminario, mi spieghi se hai fatto esperienze pregresse e ti do dei consigli. È molto amichevole il rapporto che noi intratteniamo con le persone, estremamente serio, cioè quando tu segui i nostri seminari devi essere serio finché li segui, puoi smettere di seguirli quando vuoi, ma quando li segui devi essere serio. Però molto amichevole e vogliamo che le persone capiscano, anche solo per la prima esperienza, abbiano un'idea. Quindi gli viene spiegato più o meno come si sviluppa il seminario, ma soprattutto ci interessa anche che ci spiegano se hanno avuto esperienze pregresse, se hanno praticato qualcos'altro, che cosa si aspettano, così diamo loro dei suggerimenti. Quindi basta scrivere alla mail che c'è sul sito. C'è proprio Anche nella per parte ricevere la newsletter, per esempio, no? Così uno anche poi riceve tutti gli aggiornamenti. se uno si iscrive alla newsletter, assolutamente, ma poi sul sito c'è la pagina che parla della nostra scuola, Sfera, e lì ci sono domande e risposte più essenziali che molte persone si chiedono, no? Che cos'è questa scuola, come si frequenta, come si sviluppa, che cosa è richiesto. Lì potete trovare tutto che secondo me è utile. Assolutamente. Dopodiché non c'è niente come la sperimentazione. Perché noi abbiamo deciso di far sì che una persona possa entrare e uscire quando vuole, che non è il metodo più tradizionale. Metodo tradizionale di una scuola interiore seria è quella di garantire la partecipazione per almeno un anno. Noi abbiamo violato tantissime regole delle tradizioni delle scuole interiori che c'erano nel passato. Perché Le so che riteniamo sono molto, erano molto rigide, no? passiamo a un passaggio particolare della nostra società. È indispensabile che le persone abbiano le maggiori opportunità possibili. Ora, soprattutto in un'epoca dove ci sono tante prese per i fondelli, ritengo che si debba dire a una persona prova. Non puoi dire prova per un anno. Non mi sembra giusto. Allora, certo, si può telefonare, si può guardare il sito, poi però puoi provare un seminario per capire che sapore ha per te, per capire la serietà di chi comunica, ma soprattutto anche per capire se fa per te. Dopodiché puoi decidere, perché io ho iniziato così, ho fatto la mia prima lezione, come ho spiegato, di meditazione, Che è stata disastrosa. disastrosa, ma dentro qualcosa mi ha detto, fatti così, sì. almeno ci ritorno. Ma se mi avessero chiesto prima di impegnarmi per un anno, Non forse non. l'avresti fatto. Certo. Quindi diciamo anche questa da esperienza personale, appunto, dici, ecco perché decido di violare tutte le regole che invece. Sì, lo precisiamo perché vogliamo che sia chiaro, all'interno della nostra scuola, noi veramente possediamo delle conoscenze particolarissime, che fanno parte delle grandi conoscenze delle antichità e, no, e ritengo siano pochissimi oggi sul pianeta a possedere ciò che noi abbiamo in mano. Ma non sottovalutare, è un suggerimento che do a chiunque entri in contatto con noi, non sottovaluti il nostro tipo di atteggiamento, il nostro comportamento così sciolto, così amichevole.
così permissivo per quanto riguarda le regole, è molto in contrasto con quello che si è abituati in certi ambienti, dove è difficile parlare col guru, dove devi prendere un appuntamento 6 mesi prima, dove quando gli fai una domanda è già tanto se ti dà una risposta di 30 secondi, e dove esiste tutta una serie di regole che ti fanno capire che tu sei lì finché lo meriti. Ed è una grazia divina che lì sei riuscito ad arrivare. Siccome tutto questo qui non si trova da noi, c'è il rischio di non capire esattamente il valore di quello che c'è. Per questo dico attenzione, perché esistono due espressioni, ad esempio, di chi vi sta parlando. L'espressione gioiosa, allegra, amichevole. L'espressione passionale, ma anche un'espressione di chi sa bene che cosa ha realizzato ed è in grado di leggere se chi ha davanti vuole davvero apprendere oppure no. È molto seria la nostra scuola, ma è una serietà gioiosa perché noi crediamo che l'insegnamento vada soprattutto oggi attraverso la leggerezza. Di pesi ne subiamo troppi. Ce ne sono già tanti, diciamo. Giusto. Andrea, ti chiedo, allora ne avrei altre di domande da farti, ma io non voglio trattenerti troppo. Spero che torni, però. Però dicevo, visto che hai scritto questo libro, no? Futuro prossimo, ci vuoi dire qualcosa magari su... Su quel libro è molto particolare perché sono spiegate le cause di alcune situazioni sociali, di alcuni accadimenti. Quel libro è stato scritto prima del Covid e chi dovesse leggere il capitolo L'uomo macchina potrebbe pensare che è stato scritto dopo, perché lì abbiamo messo in guardia su alcuni fenomeni che sono stati preannunciati come possibili. E quel libro non è un libro catastrofista, cioè che presenta un futuro umano negativo, ma si mette in guardia su quello che potrebbero essere le derive negative di una certa situazione sociale. Si spiega come la situazione complessiva del pianeta non sia in mano semplicemente a noi, ma anche ad altro genere di influenze che generalmente definiamo extraplanetarie, le quali esercitano un'influenza sul pianeta al positivo e al negativo, e che sullo stesso pianeta esistono campi di forza diametralmente opposti, che mirano alcuni verso una direzione e altri verso la direzione diametralmente opposta. In poche parole, alcuni che tendono a ledere la libertà umana sempre di più, altri che tendono a promuoverla più di quanto lo fosse in passato. E si parla anche di quella cosa di cui molto e molto avanti si è parlato, del famoso passaggio alla nuova era, che rappresenta qualcosa di molto particolare, che molto dipende da quanto molti esseri umani potranno risvegliare un certo grado di autocoscienza, la quale accelererà determinati passaggi e genererà uno sbarramento nei confronti di altro genere di passaggio al negativo. Direi che quel libro presenta come il nostro mondo potrebbe essere meraviglioso, bellissimo. E c'è una parte che ha toccato molte persone in cui c'è un'ipotesi, ma non è una visione del futuro, è una narrazione, in cui si dice: guardate quello che potrà essere il nostro futuro fra 2000 anni, e si descrive il passaggio della morte, la malattia, i rapporti umani, cioè ci sono una certa serie di descrizioni per far capire cosa potrebbe essere già da oggi la nostra vita? Perché in alcune piccole etnie lo è da molto così. Per cui è un libro molto particolare, perché parla delle influenze fuori dal pianeta e di come esercitano la loro influenza sul pianeta, della nostra capacità di far fronte a ciò che accade sul pianeta. E ripeto,
leggerlo oggi, dopo il Covid, sia una lettura decisamente diversa rispetto a chi l'ha letto prima. È un libro che è, secondo me, un invito non solo alla speranza, ma soprattutto al risveglio. Uno degli insegnamenti principali che noi diamo è il seguente. È possibile, qualunque cosa succeda al mondo, qualunque, vivere, realizzare, stabilizzare uno stato di coscienza che sia sereno, calmo, in grado di aiutare gli altri e relativamente o totalmente impermeabile alle avversità. Questo è possibile. Solo accettando la teoria dell'esistenza di alcuni aspetti lavorando sui quali è possibile realizzare questa condizione. Cioè è possibile rimanere immuni al 90% delle sofferenze e delle ferite emotive e psicologiche della vita, compresa la paura di morire, la paura di ammalarsi, la paura della solitudine e quelle tragiche sofferenze che derivano dal sentirsi incompresi, non amati o traditi. La tragicommedia che contiene tutte queste emozioni, che sono la somma dei dolori umani, di cui già parlava Buddha, no? Quando diceva: io vi insegno la via per l'emancipazione dalla sofferenza. Perché la sofferenza psicologica, l'incapacità di amare veramente, non di amare una persona, di amare in senso lato. Questa incapacità è data da tutte queste turbative. La pellicola estrasensibile che ci permette di entrare in contatto empaticamente con la vita, di lasciarsi attraversare dalla vita e da questa percepire compassione, amore per tutto ciò che esiste, che ci renderebbe invulnerabili, credetemi, se una persona ama veramente. È difficile metterla in ginocchio, non voglio dire impossibile, non esiste nulla impossibile, ma è difficile. Ma non riusciamo ad amare perché siamo ricolmi di paure, di aspettative, di giudizi, di preoccupazioni, di bisogni. Ecco, non è l'allontanamento dai piaceri della vita, l'allontanamento dai desideri, che è l'interpretazione postuma, ad esempio, dell'insegnamento del Buddha. Non è questo che noi proponiamo. Questo non conduce a una trascendenza, perché se io faccio a meno di qualcosa, non vuol dire che non sono schiavo di quella cosa, vuol dire solo che sono fuggito da quella cosa. Ma il solo fatto che ho bisogno di fuggirne vuol dire che ne sono schiavo. No, è qualcosa di diverso. Dobbiamo governare la mente, le emozioni, capire che questo mondo, noi per primi, ha bisogno d'amore. Guardate, non ne parlo in modo moralistico, l'amore non è fare del bene. È qualcosa di estremamente più fulminante, Profondo. più profondo. È qualcosa di particolarissimo. E nel momento in cui una persona dice: è vero, ho proprio bisogno di amore, io ho sempre avuto bisogno di amore, ecco lì non ci siamo. Il Perché bisogno. l'amore, sì, l'amore di cui parlo non è quello che dobbiamo ricevere. Ma certo che abbiamo bisogno d'amore, eh? Va benissimo, ma non voglio dire che questo sia sbagliato. Quindi pensare che l'amore sia privo di un bisogno o di un desiderio, di un piacere di riceverlo, ma no, ma questa è una cosa umana, non c'entra. Parlo però di sentimenti che sono più elevati. La capacità di quando voi guardate un bambino, no? O un cucciolo di animale e si prova quella tenerezza, quel senso di compassione, provate ad analizzarlo, da dove È viene, quello. che qualità, esatto. Quando tu riuscirai a provare questo per qualsiasi persona, vedi in strada, perché percepisci dietro agli occhi che sembrano degli occhi che cercano di trasmettere un senso di sicurezza, percepisci la sofferenza, incominci a sentire la compassione. Quando incominci di fronte a qualcuno che si comporta, scusatemi il termine, anche se sto parlando da tante persone, ma ci vuole da stronzo, perché gli stronzi esistono e come, no? Sì.
Incominci a renderti conto che il tuo ego non reagisce, ma lo riconosci che è uno stronzo. Dici, avrebbe bisogno di una lezione, ma devo dargli una lezione che gli dia la benché minima possibilità di capire quanto è stronzo. Cioè, non c'è acredine, è qualcos'altro. Sì, non ti viene voglia di reagire, hai capito? Cioè noi dobbiamo sviluppare questo, perché se guardate i politici, se guardate i religiosi, se guardate i virologi, tutti coloro che sono in televisione, gli opinionisti, è un Fanno continuo arrabbiare spazio. tutti, praticamente, ti farebbero arrabbiare tutti. Ma cosa, come possono pretendere di essere delle guide anche dell'etica umana? Quando non sono in grado di parlare fra di loro per 30 minuti senza, nel migliore dei casi, tenere sotto freno la rabbia, il giudizio, la collera che si vede che gli deborda da tutti i pori della pelle. E Anche se si quelli che trattengono. riescono a trattenerlo sono i migliori. Cioè, dobbiamo cambiare come esseri umani per produrre qualcosa all'esterno. È questo che intendevo. Speranza in questo, Andrea, sì. Devo dire che c'è speranza, perché se non ci fosse speranza non ci sarebbero delle persone che ci stanno ascoltando. Io ripeto, sono onorato di seguire, di insegnare a tantissime persone perché so quanto sono in gamba, quanto hanno lavorato per cambiare dentro di loro e quali qualità hanno. E quindi certo che c'è speranza. Bisogna diffondere queste cose, parlare di più. Perché il problema è che la maggioranza delle persone che parlano in televisione o che scrivono libri su questi argomenti, purtroppo o sono molto intellettuali, cioè sono dei dotti, degli studiosi, ma non hanno realizzato. Oppure sono persone che, parliamoci chiaro, stanno facendo un lavoro, dai. Non, Sì, e io nient'altro. non sono contro il... Cerchiamo di chiarirci, non sono contro il trasformare queste discipline in un lavoro. No, non lo sono. C'è un, tanto per citare ancora una volta il Vangelo che non cito mai, vero o falso che sia, ogni volta dico, perché noi non sappiamo se ha detto davvero Gesù. A Gesù sono attribuite queste parole: chi predica il Vangelo, viva del Vangelo. Cioè, è ovvio che se io dedico la totalità della mia vita a scrivere, studiare, insegnare un certo tipo di cose, è un po' difficile che vada a fare un altro tipo di lavoro. Quindi capisco tutti coloro che insegnano yoga, che fanno altre cose, li capisco, non li giudico, però tu puoi guadagnare da quello e nello stesso tempo dimenticarti dei soldi quando insegni. Cioè, se io tengo una lezione di yoga, faccio un esempio, quando ero un ragazzo avevo una palestra, tenevo delle lezioni di yoga e alla fine del mese io dovevo riuscire a pagare l'affitto. Ma Certo. quando avevo davanti gli allievi o quando finiva la lezione di yoga e qualcuno si fermava e guardandomi diceva: senti, potremmo parlare 10 minuti, se non dispiace, ho un problema che non riesco a risolvere. Ma neanche mi ricordavo più che cos'erano i soldi. Quindi certo che puoi anche guadagnare del tuo insegnamento. Ma Ma non deve quando essere la deve cosa principale. essere solo cuore quando insegni, Il resto solo arriva, quando secondo me, dopo. Quando tu lo fai con questa passione, con amore. arrivi o non arrivi è una cosa importante. Il giorno in cui l'insegnamento diventa un obbligo per sopravvivere, ne perdi la purezza. Assolutamente, sì. Infatti, anche per noi come associazione, no? È Che logico, è in questo assolutamente. periodo, ovviamente è stata chiusa, eccetera, ma abbiamo fatto di tutto. E adesso facciamo anche questo, cioè quello di divulgare online persone che secondo noi vale la pena di seguire, e tu per me sei uno di questi. Lo Infatti è un facciamo. lavoro bellissimo quello che fate. Certo, è un lavoro meraviglioso, perché si devono diffondere più che si può alcune cose. E infatti, Andrea, spero che tu torni, perché mi sono rimaste due domande da chiederti, però magari io non voglio trattenerti troppo, e se torni te le chiederò la prossima volta. Vieni tu, certo.
Quindi io ti ringrazio tantissimo, hai ricevuto tantissimi messaggi e riconoscimenti di affetto, persone che ti seguono, che seguono la scuola, che leggono i tuoi libri, eccetera. E quindi penso che ti ringraziano tutti proprio con un abbraccio. C'è una persona che dice: vi seguiamo da Londra, che è Sara Kess. Quindi guarda, da tutte le parti, Andrea. Allora, Andrea, a me piacerebbe molto se un domani, dopo questo periodo così, si potesse fare anche una conferenza nel nostro centro. Quindi magari se ne può parlare al limite. Assolutamente sì, abbiamo sempre fatto, e anche Antonella, conferenze proprio fisicamente presenti. Esatto. Questa è una novità anche per noi. Infatti. Ormai ci siamo già abituati, però è una novità anche Infatti, per noi. quindi io rimando tutti al vostro sito dove possono vedere le cose, sul canale YouTube dove ovviamente ci sono un sacco di vostri video. Io devo dire, Andrea, che toccare i tuoi libri, sentire le vostre meditazioni, cioè tocca tutti i cinque sensi. Sei bravissimo, ci sono delle meditazioni bellissime sul vostro sito, che io invito ovviamente ad andare a vedere. Qua c'è la vostra mail, io la metto così se qualcuno vuole anche scrivervi. Io Benissimo. ringrazio tutti coloro che sono stati ad ascoltare. Benissimo, grazie, grazie a tutti di averci seguito e spero che Andrea torni davvero, così vi portiamo altre cose meravigliose. Grazie. Ciao, Grazie, grazie a tutti. buona serata a tutti. Buona serata. A presto.